Abbiamo il piacere di avere con noi Paola Pitagora, con la quale appunto scambieremo quattro chiacchiere. Ci piacerebbe un pochino ripercorrere con lei le tappe fondamentali della sua carriera. Partiamo un pochino dagli inizi, appunto. Lei ha iniziato come presentatrice televisiva, ecco, presentava dei programmi in Rai. Che tipo di esperienza è stata quella? Ah, bellissima, perché mi sono trovata con degli giornalisti di grande livello. C'era Andrea Barbato, Zavoli, c'erano persone che in maniera non diretta mi insegnavano a comunicare. Ecco, lei ha iniziato con il Centro Sperimentale di Cinematografia, quindi era già portata fin da ragazzina o comunque desiderava diventare attrice. Ecco, cosa la spinse allora a intraprendere questo tipo di studi? La noia. Frequentavo, avrei voluto fare gli studi classici. Poi mi trovai invece in una scuola, in un istituto professionale, e per non morire di noia mi iscrissi a un corso di recitazione pomeridiano. In seguito feci un provino per la Vides e venni presa sotto contratto dal produttore Franco Cristaldi e iniziai così, tra scuola e lavoro, insomma, iniziai abbastanza presto. Ecco, comunque lei, diciamo così, nel corso della sua carriera ha fatto televisione, ha fatto cinema, tanta radio e tanto teatro. Ecco, parlando di teatro, mi ha colpito il fatto che lei si è dedicata a un recital su Jacopone da Todi. Ecco, cosa l'ha colpita di questo poeta importante per la nostra letteratura? Quello, non so se allude all'intervento che ho fatto davanti al Papa che incontrava i giovani pochi mesi fa. Alludeva a quello? No, a un recital che ha fatto con Gianni Morandi. Quello non era un recital, era una commedia musicale con attori, ballerini e una storia di molti anni fa, una commedia con bellissime musiche, un testo così, insomma, non molto robusto, però fu un'esperienza di commedia musicale, ma non è stata la mia prima fu Ciao Rudy con Mastroianni. Invece per quanto riguarda il Papa, cosa ci stava raccontando? Mi era sfuggita questa cosa? Gliele è sfuggita, ma non è grave, non c'è una sanzione. Che nel mese di aprile il Papa ha incontrato i giovani in piazza San Pietro e in una giornata di pioggia battente, con questo straordinario uomo che comunque sta rimasto lì per 2 ore, io ho recitato un pezzo di Jacopone, proprio una laude con un'orchestra diretta da un monsignore importantissimo che appunto dirigeva questo Stabat Mater, ed è stata una bella esperienza perché sotto la pioggia, di fronte a questa platea, questa marea di giovani entusiasti e questo uomo straordinario, insomma, che non si è mosso di un millimetro, per me è stata una grande emozione. Io vorrei tornare a uno dei suoi film più importanti, Pugni in tasca, insomma, gli anni 60. Lei prima parlava di noia, che probabilmente l'ha spinta a intraprendere questa carriera, tra l'altro ricca di tante cose, insomma, con lei si può parlare veramente di tutto. Ecco, metà anni 60, i Pugni in tasca è un film che ha lasciato una traccia indelebile. Ecco, ma che atmosfera si respirava nel cinema, nel mondo del cinema di quegli anni? È stato il mio primo film e quindi per me in quegli anni, a parte che c'erano comunque i grandi maestri, ai quali però non avevo evidentemente accesso, quindi incontrare questo giovane bell'occhio di pochi anni più grande di me e sentire che c'era un'atmosfera di grande gioco, di grande fantasia, e intuire che forse quello era veramente un maestro, è stato un colpo di fortuna e un grande insegnamento. Sono molto felice del bell'occhio di questi ultimi due film, L'ora di religione e Buongiorno notte, perché ritrovo in lui quella vena proprio civile, filosofica, che c'era nei Pugni in tasca, che poi per lunghi anni si è un po' appannata, si diceva perché lui avesse fatto troppa analisi. I frutti di questa lunga analisi si vedono oggi e sono molto contenta per lui. Devo dire anche il pubblico ha riscoperto un bell'occhio al massimo livello. Ecco, la televisione è un altro filo conduttore della sua carriera, appunto i suoi primi inizi, ma l'esplosione di popolarità con quello sceneggiato, che insomma, poi una popolarità di quei livelli bisogna forse anche saperla vivere e gestire.
assistere. Che impressione ha avuto? Perché insomma all'epoca 20-25 milioni di persone la guardavano e così lei è diventata un personaggio, un punto di riferimento. Insomma, essere popolare in quegli anni voleva dire essere anche, non lo so, domando, potenti per gestire forse in una maniera migliore la propria carriera. No, potere zero. Ero totalmente impreparata e quasi spaventata da questa cosa. Diciamo, traduciamo in termini pratici, non ho quantificato quella popolarità, non ho fatto... Oggi una popolarità come quella porterebbe a film, a cachet vertiginosi, credo di aver guadagnato molto poco con la televisione, in quegli anni e anche successivamente. I cachet erano molto contenuti, all'epoca si diceva che chi faceva la televisione, quelli del cinema, tra virgolette, snobbavano un po' la televisione, parlo dei registi e dei produttori. Quindi quel grande successo non mi è stato perdonato, no. Ecco, ma sono stati più gli effetti positivi o negativi? Oh, qua bisognerebbe veramente fare il riassunto di tutta una vita e sinceramente non me la sento. No, positivi perché comunque è stato un balzo di qualità nella mia carriera. Contemporaneamente usciva Pugni in tasca, per cui vivevo una strana schizofrenia nella mia professione. Protagonista della storia più cattolica del personaggio che era quasi una santa, inteso come Lucia, e contemporaneamente di un film eversivo, violento come era Pugni in tasca, fu un momento interessante nella mia vita. Ecco, rileggendo un po' tutta la sua carriera, appunto, come le dicevo prima, balza agli occhi questa quantità di cose fatte, anche molto varie tra loro, insomma. Però si sa che in Italia, insomma, fare cose molto diverse forse non paga, perché si ha un po' la tendenza a collocare un'attrice, drammatico, comico, showgirl. È stata una scelta voluta, cioè, come dire, per sottrarsi a qualsiasi catalogazione la sua? Un po' sì, anche inconscia, nel senso che detesto i cliché, e non mi piace accomodarmi nelle cose, anche nella vita privata sono così, questo vuol dire mantenere una mente agile, pagare però il prezzo di certe insicurezze, perché poi dopo insomma, qualche prezzo l'ho pagato, sinceramente. Un'ultima domanda, ciao Rudy, è stato un musical insomma popolarissimo, amatissimo, sì. Ecco, lavorare con Mastroianni, ma lavorare anche con tante altre colleghe, perché c'era un cast strepitoso, oggi sarebbe impensabile rifare una cosa del genere, tra l'altro c'era una seconda edizione che poi Mastroianni non volle fare, ci racconti qualcosa di quell'esperienza, lavorare con Mastroianni? Non ho molto da dire, nel senso che il mio era un ruolo abbastanza marginale. Mastroianni non era contento in quella commedia musicale, in qualche modo si faceva violenza, era bravissimo, fascinosissimo, il teatro era sempre pieno, ma mi ricordo che quando una sera venne a vederlo Sophia Loren, lui si innervosì talmente che in scena ruppe uno specchio. Ho amato molto Mastroianni da spettatrice, come persona non posso dire di aver avuto con lui un rapporto, perché lui era veramente il divo e stava molto nella sua cornice da divo, non essendolo poi, perché poi in realtà era una persona essenziale. Come attore trovo che chi non gli ha dato l'Oscar ha perso qualcosa. Senti, volevo fare una domanda sulla Foresta d'Argento, appunto, lei ha scritto e interpretato nel 1988, ecco, ispirato alle lettere che Gramsci scrisse alla moglie, ecco, cosa l'ha colpita di questo personaggio, perché ha deciso di scrivere qualcosa proprio su di lui? Ah, quello fu un lavoro su commissione, devo dire, grazie all'allora Partito Comunista Italiano che lo commissionò a me, alla Schelotto, Gianna Schelotto, psicologa e scrittrice, per una festa dell'unità, perché era il cinquantenario, credo, della morte di Antonio Gramsci. E fu un'esperienza straordinaria ed è veramente per me stato il battesimo della scrittura, con la Schelotto che non solo scrittrice ma anche psicologa mi diceva e dai, e forza, io dicevo ma io veramente ho paura a scrivere. E così è iniziato il mio approccio con la scrittura teatrale. Ecco, lei però ha anche cantato, ha inciso anche un album, non tutti lo sanno. Ne ho fatte di cotte e di crude, io da ragazzina scrivo canzoni per bambini, che in realtà le scrivevo per me, e vinsi un remoto Zecchino d'Oro. E poi in seguito, quando ci fu la stagione femminista, sì, incisi un long playing che si intitolava Sputa fuori strega, che alcuni collezionisti un po' perversi e pervertiti hanno, ed erano una serie di canzoni appunto ispirate a quel momento che per la mia generazione, per le donne della mia generazione, fu un momento molto interessante, molto vitale.
Ecco, io vorrei chiudere, mi ha colpito molto una cosa nella sua biografia, diciamo nel dizionario gremese, no? C'è sempre un'introduzione prima della filmografia e c'è scritto appunto che con Paola Pitagora si ritorna all'impegno e alla causa femminista. Sono parole grosse, parole importanti, però ecco, non mi sembra poi che le generazioni successive abbiano avuto nella scelta anche di alcuni testi lo stesso impegno. A proposito di che questa... La sua carriera, soprattutto in alcuni momenti. Ma guardi, bandiere, zoccoli e schematismo sono veramente dietro la nostra vita. Il femminismo di quegli anni, parlo della metà degli anni 70, ha lasciato una traccia che le ragazze di oggi non vedono ma che si portano dentro. Io sono un'artista creativa e devo alla coscienza femminista aver capito certe cose nel rapporto col mondo maschile e con la cultura maschile, che è comunque la cultura dominante. Dopodiché bisogna sfumare, bisogna vedere caso per caso, persona per persona. L'impegno è anche come uno butta una cicca in un cassonetto invece che dal finestrino dell'automobile, il rispetto per l'altro, il rispetto per se stessi. Il discorso sarebbe molto lungo. Ecco, chiudo parlando anche del presente, c'è Incantesimo che è una parte di carriera importante comunque. Ecco, questa popolarità è diversa da quelle che lei ha incontrato. Che tipo di popolarità è questa? Ah beh, innanzitutto anche in questo caso mi ha spiazzata la popolarità, non sono avvezza perché da molti anni facendo solo teatro ero abituata a una nicchia e a sentirmi stesso dire: ma lei che fine ha fatto? Sono ancora viva, rispondevo. Poi improvvisamente fai Incantesimo, nel quale non credeva nessuno all'inizio, funziona e ti ritrovi che ti trattano per strada come se tu fossi una parente e ti danno consigli, ti chiedono come stai. Questo è stato molto, molto affettuoso, indubbiamente, e ne ho anche raccolto dei frutti, è stato anche stimolante, diciamolo. Si è aperto un mondo che non mi aspettavo più. Ecco, ma la rivedremo al cinema, una curiosità. Al cinema non dipende da me, io non produco film, ogni tanto mi chiamano, faccio qualche partecipazione, ma insomma non lo so, per il momento si profila per me la scrittura e la televisione. Bene, grazie, è stata una chiacchierata veramente molto piacevole, a presto. Grazie. Oh, 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 hungry for something.